Siamo in Costa Azzurra, in navigazione su Italia Yacht 13.98 con Marco Scavuta del cantiere, che ci presenterà un po' l'imbarcazione. Ecco Marco, se ci puoi dare qualche indicazione su questa barca, su come è avvenuta la costruzione. Diciamo che il progetto nasce un po' da un po' di amici al bar. Fondamentalmente c'era il progettista che voleva fare la barca, voleva progettare una barca, che è Maurizio Cossutti. C'eravamo noi che vendiamo barche da una vita e volevamo fare una nostra barca, e il cantiere Baruffaldi, che poi è il cantiere a cui ci appoggiamo per la costruzione dell'imbarcazione stessa. E da là nasce un po' tutta l'avventura, cercando di mettere un po' tutta la nostra esperienza nella costruzione della barca, per fare un prodotto facile da portare, adatto alla famiglia, ma che sia nello stesso tempo veloce. Ci siamo posizionati un po' cercando di dare un qualcosa che non c'era nel mercato, comunque un prezzo che difficilmente si trova nel mercato. Comfort, facilità di portare la barca, velocità lo stesso, ma sempre in sicurezza. Questi sono stati un po' gli obiettivi quando abbiamo cominciato a sederci a tavolino. Da là è nato prima la barca piccola 1098, che è stata la prima esperienza, e poi con questa barca abbiamo maturato un po' con quelle che erano le nostre idee uscite in questi anni, il nostro modo di andare in barca, che crediamo sia un modo di andare in barca che si rivolge alle famiglie, a un pubblico di velisti, a chi piace navigare per mare. Come a livello costruttivo ci appoggiamo al cantiere, dicevo prima, Baruffaldi, che con i suoi 40 anni di storia costruttiva si occupa di fare lo scafo e l'assemblaggio dell'imbarcazione. Noi seguiamo tutta la parte manageriale e costruttiva della barca stessa. Stiamo costruendo il nostro team interno proprio per tecnico, per seguire la barca passo a passo, ma nel suo piccolo aspetto. Il progetto arriva al nostro team, noi controlliamo, facciamo le modifiche, interlocchiamo col cantiere, interlocchiamo con il progettista fino a trovare le soluzioni migliori anche negli aspetti tecnici dell'imbarcazione stessa. E ci puoi dare qualche dettaglio in più sui materiali impiegati? La barca è costruita in vinilestere, in sandwich, ha una parte centrale che corre lungo tutta la barca in pieno sempre di vinilestere, un ragno strutturale in vetroresina rinforzato col carbonio, e il carbonio è presente anche in tutte le altre parti strutturali di grande sforzo. La coperta è in sandwich, la giunzione scafo coperta la stiamo fazzolettando in maniera da dare una struttura maggiore, un po' come si faceva alla vecchia, visto che